Resta il certo, fatto che anch'io sì. è uniforme e diffuso l'idea di riservarsi una quota di energie, di Sì. testa, di lucidità per fare altro che non sia il lavoro. Pochi, pochi, pochissimi sono quelli che considerano il lavoro tradizionale il campo della propria realizzazione. Sempre meno, diciamo, non pochissimi, è sbagliato, sempre meno. Ha ragione. C'è una compresenza naturalmente di tutte le vicende umane, di ciascuno c'ha la sua. Però quello che secondo me resta da capire è tutte quelle energie dove vanno capitalizzate, dove si capitalizzano, si riformano delle famiglie, ci sono gli affetti, c'è il rapporto per vivere bene, sanamente, quindi andranno tutti in bicicletta in cima no, al Musinè, c'è una direzione di marcia che è quella di fare delle imprese personali non legate ai soldi. Io credo che questa sia una dimensione molto crescente in questo periodo, è molto importante. E c'è una dimensione anche di non impresa, forse, no? Di interessarsi di una cosa senza avere un atteggiamento imprenditoriale. Non lo so, cioè è un mondo da esplorare. Non sono un sociologo né un antropologo, quindi lo vedo, lo percepisco, ma non lo so esplorare. Sì, Quello che sì. penso è che nel nostro campo e rispetto ai nostri progetti, credo che ci siano nei prossimi anni delle energie da utilizzare, che sono diverse da quelle che abbiamo pensato e che abbiamo strutturato in questo periodo. Cioè, dovessi fare il CRCP adesso, lo farei in un modo diverso. E comunque, no, ovviamente. E questo va nella direzione anche di Fitzcarraldo, ma soprattutto mia personale, tua personale, cioè dove dedicare queste energie che abbiamo ancora per qualche anno e poi basta.